Nonostante il differimento a luglio 2022 dell'aumento delle tariffe dei pedaggi da parte di Strada dei Parchi, concessionaria dei tratti autostradali A24 e A25, il coordinamento dei sindaci dei territori ricadenti sulle autostrade di collegamento dall'Abruzzo a Roma conferma la manifestazione di protesta fissata per domani 23 dicembre nella capitale. 110 sindaci dei territori di Abruzzo e Lazio andranno a ribadire la necessità di soluzioni definitive, non palliative, come la cristallizzazione delle tariffe per soli 6 mesi. In ballo c'è anche il problema della sicurezza delle autostrade, oltre alle tariffe, ed è la politica che deve rispondere, come sottolinea il sindaco di Carsoli, Velia Nazzaro, coordinatrice del coordinamento dei sindaci. Abbiamo appreso con soddisfazione la decisione di Strada dei Parchi di cristallizzare le tariffe e quindi di rimandare l'aumento. Tuttavia non è finita la battaglia, anzi noi continuiamo, perché questa non è la soluzione, non deve essere la soluzione, è soltanto rimandare il problema. Per cui noi domani, 23 dicembre, comunque saremo a Roma a manifestare, andremo davanti al Senato perché è la politica, sono i nostri governanti che ci devono ascoltare e che devono trovare la soluzione definitiva a questo problema. Quindi la riduzione delle tariffe, eliminazione degli aumenti ogni anno e soprattutto devono dirci che cosa intendono fare in tema di sicurezza. La manifestazione inizialmente prevista in Piazza Sant'Eustachio è stata spostata in Piazza Santi Apostoli e solo una delegazione di sindaci potrà andare a manifestare di fronte al Senato, per motivi di sicurezza pubblica, ha così motivato la Prefettura di Roma.